Bentornati, è vietato tacere, la puntata del venerdì, benvenuti, vi ricordo subito i contatti, il numero telefonico è lo 0444-966-274 per i vostri interventi in diretta, oppure mandateci i vostri messaggi al nostro numero 335-77-16-200. Ci occuperemo abbondantemente di Mose, ma abbiamo chiamato questa puntata Virus, l'Italia chiude le porte, perché sapete che da ieri c'è un elenco di 13 paesi con cui il nostro governo ha deciso di stoppare gli arrivi per cercare di evitare il contagio dopo soprattutto i numerosi casi di quello che è stato chiamato il virus da importazione, cioè di persone in arrivo dai loro paesi o dai viaggi all'estero che hanno creato qualche focolaio, e questo ha di conseguenza dato vita a non poche preoccupazioni. Vi presento gli ospiti di questa puntata, che sono Maurizio Conte, consigliere regionale di Forza Italia, bentornato. Buongiorno, grazie all'invito. E Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Allora Conte, le chiedo subito di commentare questa iniziativa del governo. Lista di paesi bloccati, siamo andati avanti anni a parlare di porti aperti, di fine delle dogane, tutti dappertutto, e adesso invece ci ritroviamo con un elenco di paesi in qualche modo a cui è vietata l'Italia. Beh, l'Europa è aperta, sicuramente certi paesi che vedono situazioni di focolai e di rischio contagio hanno la necessità di avere i giusti filtri, altrimenti finiamo come è successo all'inizio della pandemia, dove abbiamo chiuso i voli diretti, ma poi c'erano anche i voli indiretti, quindi quelli interni che portavano anche gli stessi cittadini di quei paesi che avevamo bloccato. Quindi serve veramente in questo caso che a livello europeo vi sia un coordinamento di quelli che sono gli arrivi da quei paesi che vedono un forte rischio di contagio. Questo riguarda non solo quei cittadini di quei paesi, ma anche di tutti quegli italiani che per necessità soprattutto di lavoro sono in giro per l'estero e hanno bisogno di adeguati controlli. Abbiamo visto cosa è successo in certi casi e non serve e non è sicuramente opportuno abbassare la guardia, ma bisogna mantenere quel giusto controllo e quell'allerta che è fondamentale per bloccare immediatamente poi quelli che sono i focolai. Per fortuna l'esperienza che c'è stata nei mesi passati dà sicuramente una certezza in quelli che sono i protocolli, certo che bisogna mettere in atto anche un'azione di forte anche messaggio che l'Italia è in grado di controllare. Questo soprattutto rivolto a quello che è il rischio di messaggi negativi che possono arrivare soprattutto per il turismo. Quindi noi dobbiamo dare soprattutto garanzia che il nostro paese controlla, che è sotto controllo la situazione e non ci sono rischi per chi arriva qua, appunto soprattutto dei paesi europei, per fare le loro vacanze. Zanoni, ha fatto bene il governo a stilare quella lista, a chiudere le porte, o si poteva fare diversamente per contenere il virus? Ma secondo me ha fatto bene. Ogni misura precauzionale è utile a evitare che riparti la situazione che abbiamo vissuto tutti e che ci ha portato al dramma delle persone che sono mancate, a tutti gli ammalati e poi al secondo dramma, al secondo problema, che è quello economico della chiusura di molte attività e della perdita di posti di lavoro. Quindi qualsiasi azione preventiva utile a evitare queste situazioni è, a mio avviso, obbligatoria e doverosa. Ci si confronta con una pandemia che non avevamo mai vissuto prima, e quindi è meglio comunque prevenire che dopo trovarci ad arginare dei focolai che possono essere veramente pericolosi, pericolosi per la salute delle persone, ma anche pericolosi per quelle che sono le attività, perché avere dei focolai adesso nel periodo più propizio per il turismo sarebbe veramente deleterio per tutta l'economia del Veneto, che su buona parte si basa proprio sul turismo, e quindi ben venga, in particolare per la nostra regione, che ci siano queste misure. Naturalmente servono i controlli e poi serve anche molta responsabilità da parte di tutti i cittadini, perché purtroppo se a queste regole non vengono accompagnati dei giusti controlli e anche un sistema di vigilanza e anche di sanzioni, è facile che a causa di pochi che non rispettano queste norme ci si ritrovi in situazioni veramente drammatiche. Quindi vengano queste restrizioni. Chiedo alla regia di attivarmi il collegamento con Venezia, dove c'è il collega Gianni Lazzarotto, che ha seguito per noi la prova, la grande prova del Mose. Oggi è avvenuta la presenza anche del Presidente del Consiglio Conte, e ne approfitto per chiedere ai miei ospiti cosa ne pensano di questa grande opera che sulla carta serve a salvare Venezia.
Conte, beh, serviva il Mose, ce l'abbiamo fatta? Sicuramente una grande opera ingegneristica, sotto l'aspetto di quella che purtroppo è stata poi la vicenda che ha visto sicuramente scandali che non sono consoni a quello che è una regione come il Veneto. Questo sicuramente è la pecca di un'opera che però sicuramente col suo completamento darà una risposta a quella che è sicuramente il rischio di perdere Venezia, soprattutto visto anche l'accelerazione che negli ultimi anni c'è stata nelle frequenze dell'acqua alta. E quindi sicuramente un'opera che sarà importante da completare, e questo penso sia stato anche l'impegno, vista anche la presenza oggi del Presidente Conte e di tanti rappresentanti del Governo, che questo impegno si deve portare avanti per il completamento. Dobbiamo ricordare che quest'opera non è regionale, è un'opera che è stata appunto gestita a livello nazionale dai governi precedenti e non riguarda solo il Mose, riguarda anche tutta la tutela della laguna, e quindi sicuramente serve nell'ambito anche di quella che sarà la programmazione degli investimenti sia per il completamento ma soprattutto anche ulteriori investimenti per la tutela di tutta quella che è la laguna di Venezia, di quell'habitat che sicuramente anche sotto l'aspetto ambientale è fondamentale nella sua conservazione, nella sua valorizzazione, soprattutto con interventi che anche negli anni passati ha visto una riduzione tramite opere di smaltimento, ad esempio delle acque reflue, importanti per la riduzione degli inquinanti. Non meno importante tutta la fase di bonifica dell'area di Marghera, e qui entra in gioco anche quello che vorrà essere il futuro della laguna e del territorio circostante, in particolare di Marghera, e qui è la sfida che anche come mia proposta personale è quella di portare avanti ad esempio una zona economica speciale nell'ambito proprio di Marghera che possa trasformare quell'area che sappiamo tutti era stata destinata alla chimica invece un'area che possa essere attrattiva per altre attività meno impattanti sotto l'aspetto appunto dell'inquinamento, ma che possono dare una riconversione di quell'area e opportunità imprenditoriali e lavorative, perché un'area zona speciale economica vuol dire soprattutto riduzione di quelle che possono essere tassazioni, quindi incentivi per la localizzazione di nuovi sistemi imprenditoriali che sono fondamentali per riconvertire anche sotto l'aspetto della bonifica quell'area. Andiamo allora a collegarci con Venezia e cerchiamo di farci raccontare da Johnny Lazzarotto quello che è successo oggi con questa grande prova del Mose. Johnny, buongiorno. Allora, com'è andata? Sì, buongiorno Fabio, buongiorno ai tuoi ospiti e ai telespettatori. Beh, è andata bene perché le 78 paratoie, almeno quelle che abbiamo avuto modo di vedere qui, si sono sollevate completamente e una dopo l'altra sono andate a proteggere Venezia. Questo è stato il primo test nel quale le 78 paratoie del Mose sono state sollevate in contemporanea, un test importante alla presenza del Premier Conte, del Ministro De Mincheri, D'Incà, Lamorgese, del governatore del Veneto Luca Zaia e del sindaco di Venezia Brugnaro. Chiaramente è un'opera che, lo hanno ricordato le istituzioni qui quest'oggi, ha un passato caratterizzato da inchieste, da problematiche, da corruzione, da malaffare, e anche per questo, ha sottolineato il Premier Conte, è necessario che il Mose funzioni da qui alla fine del 2021, entro 18 mesi, questo è il termine che si sono date le istituzioni per far sì che questa grande barriera, il cui primo embrione di progetto è datato, pensate, 1984, entri in funzione e venga completata. Un progetto che ha un ritardo sulla tabella di marcia per la sua realizzazione di circa 10 anni, dovevano essere 4,2 miliardi di euro il costo, sono lievitati fino a 6 miliardi di euro, al momento ne sono stati spesi 5, in questi ultimi 18 mesi dovranno essere spese un ulteriore miliardo. Il Premier Conte è arrivato alle 10:50 scongiurando un po' la protesta dei no Mose e di tutti i movimenti che vedono di cattivo occhio questa importante opera. Ha fatto un tour nella control room assieme alle istituzioni, agli ingegneri, a tutti gli esperti che lavorano attorno a questo progetto, e poi ha dato il via proprio al sollevamento delle paratoie suddivise
lo ricordiamo, in tre bocche di porto, a Lido, Malamocco e Chioggia. Lavori, come detto, che si chiuderanno entro i prossimi 18 mesi, un Mose che naturalmente potrà dare a Venezia quella tranquillità che non c'è stata nelle varie alluvioni, non ultima quella del 12 novembre dello scorso anno, quando il governo si è preso un impegno, lo ha ribadito oggi il Premier Conte con i veneziani, quello insomma di dare una spinta decisiva, un ultimo miglio importante nel quale, al di là del passato, della corruzione e del malaffare, adesso bisogna completare l'opera e far sì che i veneziani abbiano quanto da diversi anni è stato loro promesso. Si è parlato anche di altre infrastrutture, si è parlato del Ponte di Genova, si è parlato anche dell'alta velocità ferroviaria Verona-Vicenza con il ministro De Micheli che ha annunciato che entro Ferragosto partirà anche questo importante cantiere, quindi insomma una giornata che, il Premier Conte l'ha detto, non è una passerella, ma è il governo che ha voluto venire a vedere un po' lo stato di avanzamento dei lavori, lavori che, lo ricordiamo, per il Mose non sono ancora stati completati, ma oggi c'era paura che le paratoie non si alzassero completamente, come era accaduto nei test precedenti a telecamere a fari spenti. Oggi invece tutto è andato bene per quanto riguarda insomma quello che abbiamo potuto vedere. Fabio, se non ci sono domande da studio, io da Venezia ti restituirei la linea. Finito. Grazie, grazie mille, buon lavoro Johnny. Allora Zanoni, lei le questioni ambientali di questa regione le ha seguite da sempre molto da vicino. Sul Mose che idea si è fatto in questi anni? Allora io ho seguito anche il Mose in particolare in questi anni, anche quando ero deputato al Parlamento europeo e naturalmente in questa legislatura. Noi abbiamo sentito in Commissione Ambiente, in audizione, super commissario Elisabetta Spitz il 30 aprile scorso. E abbiamo posto delle questioni e delle domande anche tecniche sul funzionamento di quest'opera, alle quali però non ci sono state risposte precise. Diciamo che Venezia aveva sicuramente bisogno di un sistema di tutela dalle acque alte. Il fatto è che molto probabilmente il Mose non era l'opera adatta a Venezia. E questo lo abbiamo visto per quanto riguarda tutti gli incidenti di percorso che abbiamo registrato in questi anni, con le cerniere che si sono corrose, con i cassoni che sono scoppiati, con cassoni che si sono bloccati, con i mezzi che dovevano trasportare questi cassoni che si sono guastati più volte e con il fatto che al contribuente, oltre al costo totale di 5 miliardi già spesi e poi abbiamo sentito si arriverà a 6 miliardi di euro, relativi alle manutenzioni annuali che dovranno essere fatte, che si aggirano attorno agli 80-100 milioni di euro ogni anno che il pubblico dovrà sborsare perché questo sistema funzioni, proprio perché è un sistema che ha bisogno di grandissime manutenzioni e perché, a differenza di tutte le dighe che sono state fatte in giro per il mondo, queste sono delle dighe, delle barriere che si trovano a mollo dell'acqua e sappiamo che soprattutto per quanto riguarda l'acqua salina l'effetto corrosivo è molto elevato. Quello che noi abbiamo chiesto al supercommissario del Mose il 30 aprile scorso è da quando attiviamo, da che livello di alta marea viene attivato il Mose? Bene, la risposta è viene attivato a 80-90 centimetri. Questo già significa che per le maree inferiori la cattedrale di San Marco, che è il gioiello numero uno di Venezia, andrà comunque sott'acqua. La cattedrale di San Marco quindi non gioverà nessun beneficio dal Mose. Ma il quesito più inquietante al quale il supercommissario non ci ha dato risposte in commissione è quello relativo a fino a che altezza di marea il Mose garantisce Venezia. Bene, non c'è stata data risposta. Il sistema è fatto per tutelare maree di 110-120 centimetri, da 120-110 centimetri soprattutto, e c'è da registrare che il 12 novembre dello scorso anno l'alta marea è arrivata a 187 centimetri. Certo. E allora la domanda era: con quell'alta marea il Mose, se perfettamente funzionante, avrebbe tutelato Venezia? Allora, qui c'è stato detto anche dall'assessore alla protezione civile che
c'è un dato che è relativo all'altezza dell'isola, della lunghissima isola, 7-8 km, di Pellestrina. Ecco, lui ci raccontava che con quell'alta marea è stata attraversata quell'isola. Quindi questo grandissimo argine che ai lati ha le bocche di porto, in realtà aveva una quota inferiore alla quota dell'alta marea. E quindi ci ha detto, durante i lavori del Consiglio, il 14 novembre, cioè due giorni dopo l'alta marea, che abbiamo fatto, Consiglio che abbiamo fatto a Treviso, proprio perché Palazzo Ferrafina era andato sott'acqua, certo. Ci ha detto che è un fatto tecnico. È un fatto tecnico, con una marea di 187 centimetri, il Mose non serve. Non serve. Allora, io spero che l'assessore alla protezione civile regionale, alla protezione civile e ambiente si sbagli, ma se dovesse aver ragione, noi avremo un'opera che ci è costata 5 miliardi, che ci costerà 100 milioni di euro l'anno in manutenzioni, che servirà dai 110 centimetri, ma non si sa fino a quando. Non questo è un grosso problema. Okay. E in più non titolerà comunque mai, in ogni caso, la cattedrale di San Marco, perché quella va già sotto agli 80 centimetri. Agli 80, certo. Sento che ci chiama da casa. Pronto? Sì, pronto, signor Fabio. Buongiorno. Sono Antonio. Buongiorno Antonio. Il titolo, prego, della sua trasmissione è vietato tacere, giusto? Sì, certo. Perfetto, allora io ne approfitto. Approfitti. Benissimo, ecco, due discorsi. Il prego. Primo, sta ritornando da parte di Salvini il discorso dei condoni. Tombali, saldi, condoni fiscali di qualsiasi tipo e genere e addirittura dell'azzeramento quasi totale delle tasse. Bene, lui però non sa dire come fare per ritenere le minori entrate dello Stato, perché naturalmente se non si pagano più le tasse, condoni eccetera eccetera, lo Stato ha bisogno di ripianare, però lui non lo sa dire, non lo sa spiegare, non lo sa fare, non dà soluzioni a questa cosa che lui vorrebbe fare. Perfetto, tenendo ben presente una cosa, signor Fabio, che chi evade le tasse scientemente, coscientemente, cinicamente, non gliele frega nulla della tassa piatta al 15%, continuerà a evadere, aspetta il condono, poi aspetterà il futuro condono fra 5-10 anni, perché l'evasore non perde il vizio, non parliamo di piccola evasione, parliamo di evasori, di quelli seri, medi, ok? In tutte le trasmissioni il signor Salvini non dà spiegazioni. Poi, mi scusi ancora e poi la finisco, cosa fa? Fa questa cosa, tira fuori questi argomenti, fra poco arriverà luglio-agosto, cominceremo con gli immigrati, eccetera, eccetera, perché vuole colpire la pancia delle persone, come ha sempre fatto lui, la pancia di quelle persone che ragionano con la pancia ma non fanno agire i neuroni cerebrali, ok? Benissimo. Allora, cerca di evitare certe trasmissioni dove sa che ci sono giornalisti, anzi addirittura se sa che ci sono certi giornalisti non ci va, e questo glielo do per assodato perché lo so, e va nelle trasmissioni in cui lui può fare il suo comizio, naturalmente i vari Mario Giordano, quello delle testate delle telecamere, l'invasato di Porro o Senaldi oppure del Debbio, gli lasciano dire tutto quello che vuole, ma proprio tutto, non lo contraddisco, non fanno contraddizione. Il problema del giornalismo in Italia è che quando un giornalista parla con un politico, anche locale, gli fa una domanda precisa, bene, il politico di turno, e Salvini è campione in questo, cosa fa? Parla, 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 alla fine non dà risposta e praticamente giugula il giornalista, perché i giornalisti poi non riescono a ribattere. È per quello che Salvini non vuole andare da certe trasmissioni dove ci sono certi giornalisti. Ok, ho capito. Ultima cosa, sì. Ultima cosa, il signor Salvini, quando non ha governato, era nella scena politica il grande Berlinguer, avrà avuto 5, 6, 10 anni, non l'ha conosciuto, non sa che Berlinguer ha posto per primo a quei tempi la questione morale e la corruzione. Allora, mi scusi signor Fabio, Salvini, non dica boiate, stia zitto che ci fa una bella figura. Grazie mille. Grazie a lei, per chi fosse sfuggito
Salvini si è recentemente paragonato a Berlinguer spiegando che la Lega porta avanti le battaglie che furono del Partito Comunista, e questa affermazione ovviamente ha scatenato non poche reazioni, soprattutto da parte di chi è simpatizzante della sinistra, quella di Berlinguer, insomma è una storia molto importante nelle pagine di questo paese. Mi fermo per un po' di pubblicità, ci vediamo tra poco. Zingaretti. Riparte il... Rieccoci in onda con la seconda parte, con i miei ospiti. Adesso volevo un po' parlare di elezioni regionali. La data dovrebbe essere quella del 20 e 21 settembre, lo diciamo ogni giorno, attendiamo l'ufficialità. Sapete che in Veneto ci sono 5 candidati presidenti, un bel po' di partiti che si giocano lo scranno alle regionali. Volevo chiedere a Conte, che ovviamente andrà a sostenere con Forza Italia la candidatura del governatore Zaia, che elezioni saranno e soprattutto che campagna elettorale sarà, perché mi pare di capire che il presidente uscente non intenda muoversi molto alla luce anche dei risultati dei sondaggi. Beh, più che fa altro, beh, il presidente non ha problemi, perché sicuramente in base ai sondaggi, sicuramente in base anche a quella che è stata la sua visibilità nell'ambito di questi mesi del Covid, sicuramente non ha la necessità di fare una campagna diretta. Il problema effettivamente è che i candidati di qualsiasi lista e di qualsiasi schieramento hanno la necessità di far conoscere i propri programmi, farsi conoscere, e sappiamo cosa vuol dire in questo momento nell'ambito del rischio contagio e quindi della riduzione sicuramente di tutte le opportunità di aggregare persone per appunto certe iniziative, trova sicuramente la necessità di cambiare completamente la campagna elettorale, del sistema di comunicare, e quindi sicuramente i social diventano il primo elemento di comunicazione e di contatto con l'elettorato, un elettorato che sicuramente bisogna invitare a partecipare al voto, perché questa sicuramente è la prima sfida, una sfida che non dà niente per scontato al di là dei sondaggi, ma che deve far comprendere all'elettore che ha la possibilità di scegliere i propri candidati, perché questa è la differenza rispetto alle politiche in particolare, dove i consiglieri regionali hanno bisogno delle preferenze, quindi oltre a quella che è l'appartenenza sia di schieramento sia delle liste, c'è la possibilità di scegliere le persone. E io spero sia proprio questa la differenza, soprattutto per cercare di mettere all'interno del Consiglio regionale persone che siano capaci, preparate, che siano in grado di far squadra. Sia in maggioranza, sia all'opposizione, serve che ci sia la consapevolezza che il ruolo del Consiglio regionale e di chi appunto sarà eletto è fondamentale per qualsiasi schieramento, per qualsiasi ruolo, ma soprattutto per dare risposte ai cittadini veneti. In particolare poi penso che la sfida principale è che qualsiasi candidato che dovrà poi, che sarà poi eletto all'interno del Consiglio regionale, dovrà rispondere prima cosa a quello che è l'obiettivo dell'autonomia. E quindi al di là dell'appartenenza politica, io spero che chi si siederà nei consigli regionali abbia come obiettivo veramente quell'autonomia che dia dignità ancora di più al nostro Veneto. Zanoni, lei elezioni regionali ne ha viste più d'una, sa che la partita non è delle più semplici. Questa tornata che si avvicina con uno Zaia così forte è più complicata rispetto al passato? Sarà sicuramente una competizione molto difficile, perché come è stato ricordato il Presidente ha avuto una grandissima visibilità e lui è molto bravo a gestire mediaticamente tutte le emergenze, ricordo Vaia e naturalmente l'emergenza del coronavirus. Credo che la nostra forza stia nei programmi. Noi di fronte a una situazione drammatica sotto il punto di vista ambientale abbiamo la regione che ha il più alto tasso di consumo di suolo e di cementificazione. Siamo la regione d'Italia con la Lombardia, con l'aria più inquinata in assoluto, e qui c'è anche una procedura di infrazione aperta della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Abbiamo una sanità dove o ti rivolgi al privato oppure devi sottostare a delle liste di attesa per visite specialistiche che durano veramente all'infinito, che vanno alle calende greche.
Abbiamo una opportunità importantissima, quindi, che è quella di puntare a un Veneto più sostenibile, più efficiente. Adesso l'Unione Europea stanzierà, e ne ha già stanziati, 1.000 miliardi di euro per il Green New Deal, cioè per la riconversione economica verso un'economia sostenibile di tutti gli Stati membri. Dobbiamo avere un'amministrazione regionale che sappia utilizzare questi fondi, perché a mio avviso con il tessuto imprenditoriale che abbiamo attualmente, dove molte imprese, pensate, hanno già dato contribuito alle tecnologie che sono state utilizzate addirittura nei satelliti dell'ESA e della NASA. L'altro giorno in provincia di Treviso è stato messo in atto il primo ascensore a levitazione magnetica. Quindi con questo tessuto imprenditoriale e con questi fondi europei potremo veramente attrarre nuove menti addirittura dall'estero, dal resto dell'Unione Europea, e quindi avere i nostri giovani che hanno delle prospettive molto importanti grazie anche a questi contributi. Naturalmente non possiamo focalizzarci solo su eventi temporali e locali come quello, non so, delle Olimpiadi, delle colline UNESCO, del Prosecco, del turismo, che poi abbiamo visto, se ti arriva la pandemia tutto viene rimesso in discussione. Pensare solo all'autonomia, perché su certi settori dove l'autonomia c'è stata non abbiamo visto eccellere la nostra regione. L'autonomia sicuramente è una cosa utile, è una cosa importante, però dobbiamo pensare alla svolta economica verso queste nuove tecnologie, perché viviamo in una situazione di emergenza ambientale e climatica. Di autonomia tra l'altro parliamo tra poco con un collegamento, prima però sentiamo chi c'è da casa. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Senta, io sono d'accordo col... Come si chiama e da dove chiama intanto? Flavia Danove. Prego Flavia. Ecco, volevo dire che sono d'accordo col signore che ha parlato il signore prima, che diceva di Salvini. Sì. Sono tutti uguali quelli della Lega. Loro parlano, però una risposta a quello che chiedono non la danno. Vogliono sapere tutto, sanno proprio tutto, hanno sempre da dire della poltrona, ma loro non vanno mai a casa. E poi a noi cosa interessa del processo di Berlusconi? Cosa mi interessa a me se lui ha il suo processo, se ho vinto, se ho sbagliato? Non mi importa proprio niente. Che parla delle associazioni, dei ragazzi che con i lavori protetti prendono 1,98 euro, perché le prendono anche 2 euro di IRPE. Per l'amor di Dio, ne abbiamo abbastanza. Grazie. Di nuovo, e tanti auguri. Grazie signora, grazie infinite, buona giornata. Allora, vi accennavo al tema dell'autonomia, andiamo a collegarci via Skype con Ilaria Brunelli, che è una consigliera comunale di Bassano del Grappa, che ha fatto dell'autonomia una battaglia molto forte e che in occasione del referendum che si è celebrato più o meno 1.000 giorni fa ha deciso che bisogna tornare ad alzare la voce e ha organizzato per questo un appuntamento per domani. Ma mi faccio raccontare tutto da Brunelli. Brunelli, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, che succede domani a Bassano del Grappa? Beh, domani ho fatto portare il mega gonfalone, il più grande attualmente esistente, lo stesso che era stato utilizzato anche per celebrare le due città che avevano avuto il quorum più alto in occasione del referendum autonomia. Il gonfalone di San Marco, giusto? Esattamente, il gonfalone di San Marco, e l'ho fatto riportare in questo caso a Bassano, che è la mia città natale, proprio perché è molto simbolico, intanto perché riporta ovviamente il simbolo nel quale tutti i veneti si riconoscono, ma in secondo luogo anche perché appunto era stato utilizzato come celebrazione 3 anni fa. E invece in questo caso lo portiamo a Bassano per dire che sono passati 1.000 giorni e che i veneti stanno ancora attendendo una risposta. Ieri c'era il ministro Boccia a Venezia e in qualche modo ha riaperto la partita dell'autonomia, certo in maniera molto più prudenziale rispetto al governatore Zaia, però lei sa meglio di me che chi contesta spiega che con la Lega al governo, con il ministro Stefani, l'autonomia non è arrivata, è abbastanza difficile che arrivi adesso. Allora, diciamo così, nel momento in cui l'autonomia diventa una questione di partito, secondo me si è già sbagliato
il tipo di lettura che bisogna dare a questo fenomeno, nel senso che l'autonomia dovrebbe essere vista da tutti, indipendentemente, come un'occasione di ristrutturazione del meccanismo Italia. E queste contrapposizioni di partito, all'accusarsi a vicenda, il non voler parlare di un argomento che in realtà è sentito non solo dal Veneto ma da tante altre regioni, secondo me vuol dire schivare il problema e cercare sempre un capro espiatorio. Pertanto nessun partito è esente da responsabilità, ma io cercherei di smettere di parlare in questi metodi, perché deve diventare un utile sistema per tutti di dare una nuova vita, in questo caso, a uno Stato che abbiamo visto ha grosse sofferenze. Il coronavirus ha mostrato delle grandi lacune nel centralismo. Pertanto io credo che sia un'ottima occasione invece per mettere in pista quello che la Costituzione dice da sempre. Mi dice tre buoni motivi per cui uno scettico dovrebbe convincersi che si starebbe meglio con un Veneto autonomo? Beh, allora, intanto perché questo metterebbe alla prova proprio lo scettico che dice: ma noi non siamo capaci di fare le cose. Ecco, questa sarebbe la prova provata, e il togliere qualsiasi tipo di alibi al gestore in corso, al presidente in corso, alla gestione politica in corso. Vorrei ricordare che chi dice che non siamo capaci di gestire qualcosa domani mattina potrebbe trovarsi a essere il presidente della regione e quindi probabilmente penserebbe in realtà di essere il migliore nel gestire qualcosa. Quindi io dico agli scettici: è l'occasione per togliere gli alibi. In secondo luogo, forse in realtà il primo che porterei dal punto di vista dell'autonomia, avvicinando le scelte al territorio che ha bisogno di quelle scelte, ovviamente significa accorciare la catena decisionale, significa essere molto più efficaci nella raccolta dei bisogni e significa avere, come dire, una misurazione immediata dei benefici. Ogni volta che si allunga la catena decisionale si creano complicazioni, si creano lungaggini, si creano dispersioni, burocrazia, sprechi. Il terzo motivo ovviamente è perché risponde a un bisogno, secondo me, nativo di questo Stato Italia, che è quello di rispettare le grandissime peculiarità dei popoli che la compongono. Credo che sia ormai un dato assodato che l'Italia è stata costruita attraverso l'apporto di identità molto diverse. Se vogliamo che queste identità continuino a rimanere insieme, bisogna rispettarle. Per rispettarle bisogna valorizzarle, e questo significa che il centralismo non può fare di tutto un putpourri, ma deve dare libertà all'espressione di ciascuno, e non dico solo dei veneti, ma di qualsiasi parte della composizione italica. Vogliamo ricordare dov'è l'appuntamento domani, a che ora, cosa avete organizzato? Certamente, allora siamo a Bassano del Grappa. E siamo alle 10 del mattino. Sembra che in questo senso San Marco ci dia una mano, perché il tempo sembra reggere, noi incrociamo le dita, e realizzeremo uno spot con tanti volti diversi, nessun marchio politico, nessuna diciamo etichetta, perché quello che deve rappresentare è la diversità e la trasversalità della richiesta del popolo veneto. La sento pronta per le elezioni regionali. Questa è una cosa che mi viene detta continuamente. Io intanto, guardi, le dico che siamo impegnati a Bassano del Grappa, che comunque è l'ottava città del Veneto e che ha una sua specificità che ha bisogno di cura. Pertanto politicamente in questo momento sono assolutamente concentrata su Bassano. Però abbiamo capito che il movimento, diciamo, nelle prossime elezioni è altissimo, quindi capisco anche la domanda. In bocca al lupo, Ilaria, grazie. Grazie a voi e buona giornata. Arrivederci, a presto. Sento chi mi chiama da casa. Pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Come si chiama? Da dove chiama? Moreno da Spinea. Prego, Moreno. Ecco, allora, volevo dire, per quello che riguarda l'autonomia, abbiamo delle forze politiche che l'ostacolano in tutti i modi. Allora, noi siamo a circa 28 milioni al nord, ok? E chiediamo l'autonomia perché pensiamo e siamo certi di essere capaci a gestirsi economicamente, va bene, in positivo.
se no invito a tutti i governatori del nord di fare i posti sanitari come della Campania. Se loro sono convinti che questo sistema sia più produttivo per la nazione, invito tutti i governatori a fare invece di 6 euro il costo mensa, per dire, 18 come fa la Campania. Vediamo dopo se va meglio d'Italia o se va peggio d'Italia, perché diciamo dare la possibilità a coloro che non sono capaci di gestire la propria regione, va bene, a continuare questo sistema, non credo che aiuti l'Italia. E dopo un'altra cosa, velocemente, il finanziamento ai giornali, va bene, sarebbe bene è ora di cancellarlo, perché il pluralismo dell'informazione non si fa pagando i giornali e facendo sì che i giornalisti stendano i tappeti rossi che vengono fuori dalla bocca, perché vediamo di quei giornalisti che sono veramente indecenti. Certi giornalisti sono indecenti, perché si vede sbudoratamente che non hanno un'informazione per tutti i cittadini, ma che tendono fortemente a fiancheggiare quel partito o l'altro partito. Allora, il finanziamento dei giornali va eliminato. Grazie, Moreno. Grazie mille. Siamo un po' meno di 28 milioni in Veneto, però insomma dai, abbiamo capito qual era il messaggio. Conte, tornando a bomba sull'autonomia, lei aveva già citato prima il fatto che deve essere la missione di ogni consigliere regionale, ce la farete con il prossimo mandato ad avere quell'autonomia che si aspetta da un po'? La preoccupazione è sempre il Parlamento, quel Parlamento che effettivamente vede tanti interessi sotto l'aspetto di spinte che guardano ancora a quello che è il sussidio di Stato e quindi l'assistenzialismo, soprattutto in certe regioni. E purtroppo anche a livello della politica molto spesso anche i partiti si differenziano in base agli interessi del territorio. Quindi la Lega stessa, ma in generale tutti i partiti nazionali, effettivamente in questo momento vedono una differenza di elettorato. E quindi una differenza anche di quelli che saranno i rappresentanti all'interno di questo Parlamento, che è evidente, perché soprattutto nell'ambito di quelle che sono le posizioni di 5 Stelle, che hanno ancora una volta dimostrato quale sia il livello di assistenzialismo che è legato proprio al Sud. Ma sicuramente anche le prossime elezioni politiche dovranno essere chiare. Quindi vedo giusto che magari quei messaggi che arrivano anche da parte di Salvini di sottoscrivere gli accordi, ma il primo deve essere lui a sottoscrivere un accordo ben chiaro che nell'ambito di quello che sarà il programma elettorale del centrodestra la priorità è proprio questa. Penso che tutti i leader centrodestra alla fine dovranno sostenere quella che è l'autonomia, che non riguarda solo il Veneto, che non riguarda solo il Nord, ma riguarda un sistema che si basa proprio su una riforma dello Stato che deve dare garanzia su quella che è la gestione della cosa pubblica a livello territoriale e quindi la possibilità diretta anche dei cittadini di valutare quale sia la responsabilità dei vari governatori regionali. Quindi su questo sicuramente una sfida che dovrà essere sottoscritta ben chiara nei programmi elettorali. Zanoni, voi del Partito Democratico sull'autonomia, ho sentito molte voci di altri esponenti della PD che in buona sostanza sostengono quel progetto di autonomia, è convinto anche lei che serva questa regione? Secondo me serve e secondo me deve essere attuata anche perché è prevista dalla Costituzione. La riforma del titolo quinto che prevede maggiori forme di autonomia alle regioni è stata attuata durante i nostri governi. Pertanto è sicuramente una strada che va intrapresa. Poi ci sono molte vie e molte modalità. Diciamo che la Regione Veneto adesso vuole tutte le 23 materie. Qualche dubbio c'è sul fatto che una regione che finora ha avuto come materie diciamo, quasi esclusive diciamo così, la sanità, ritrovarsi con tutte queste materie tutte in un colpo potrebbe avere dei contraccolpi. Io penso a questi 5 anni di legislatura e penso alle interrogazioni su casi di mala sanità che abbiamo registrato in Regione Veneto, io e i miei colleghi del Partito Democratico, veramente mi viene da chiedermi se con un'autonomia su ben 23 materie la macchina organizzativa e burocratica della nostra regione sia veramente in grado di gestirle. Io so che altre regioni, tipo l'Emilia-Romagna, ne ha chieste 4 o 5 di materie
E quindi gli unici dubbi che abbiamo è no sul fatto se ci vuole o meno autonomia, perché sicuramente ci vuole e la riforma della Costituzione che ce lo consente è una nostra riforma, ma sulle modalità per arrivarci e sulla quantità di materie, perché potrebbe veramente creare qualche contraccolpo. Volevo solo inserirmi per dire che effettivamente il rischio c'è se pensiamo a un centralismo regionale. L'obiettivo è quello di delegare il più possibile per certe materie il territorio, quindi una gestione diretta proprio più vicino al cittadino possibile. Quindi su quella che sarà una riforma sull'autonomia avremo sicuramente la necessità di rivedere anche nell'ambito degli enti locali quali ruoli dare, quali competenze dare il più possibile vicino proprio ai comuni. Che non quindi, passiamo da Roma centrici a Venezia centrici. Questo sicuramente è la sfida e sicuramente il Veneto sarà in grado di farlo. Mi fermo per un po' di pubblicità, ci vediamo tra poco. Rieccoci in studio, vado a collegarmi via Skype con Clara Campese, a cui do il benvenuto e vietato tacere, che è la Presidente regionale del FISE. Clara, buongiorno. Perché... Buongiorno a tutti. Buongiorno. Perché volevo ci raccontasse di questa bellissima iniziativa che la Federazione Italiana Sport Equestri in Veneto ha messo in piedi, che mette i ragazzi nella possibilità di frequentare centri estivi, e sappiamo quanto ne abbiamo bisogno come genitori in questo periodo, tra l'altro in sicurezza alla luce di questa emergenza, è così? Sì, sì, noi siamo parte attiva proprio in virtù delle caratteristiche, delle peculiarità della nostra attività, che poiché coinvolge ovviamente il cavallo e nel caso dei centri estivi i pony, quindi sono i cavalli più piccoli, in considerazione del fatto che, dicevo, la nostra attività si svolge proprio all'aperto, sempre si è svolta all'aperto, quindi diciamo che proprio anche per questo motivo siamo un po' avvantaggiati. E oltre ovviamente a svolgersi all'aperto, questi gresti estivi accolgono dalla mattina al pomeriggio il numero previsto ovviamente da quelle che sono le linee guida regionali, un numero di bambini di fasce età divergenti, sostanzialmente vanno dai 4 anni in su. Come si può vedere, ecco, dal video, vedete con quale coinvolgimento i ragazzi, i bambini vengono coinvolti, evidenziando delle caratteristiche che sono legate prima di tutto ad una relazione bambino-pony o adulto-cavallo, nel caso si tratti di adulti, che è una relazione molto costruttiva, edificante per i bambini. Perché? Perché se è vero che i pony sono ovviamente addomesticati e quindi sono abituati a farsi avvicinare dai bambini, a farsi toccare, a farsi alzare le zampe per essere puliti, però nello stesso tempo impongono il rispetto delle regole. E quindi i bambini, pur trattandosi di attività ludica e ricreativa, devono comunque imparare a rispettare le regole e a farsi rispettare. Per cui da un punto di vista di crescita e di sviluppo del bambino, devo dire, non perché sono di parte, ma con molta franchezza, che è una sport, è un'attività veramente, veramente utile. Per quanto riguarda le norme di sicurezza, ovviamente, insomma, noi abbiamo i tecnici che sono ampiamente formati, lo sarebbero comunque, ecco, però a maggior ragione ovviamente in questo periodo, perché oltre agli aspetti di sicurezza pratica, cioè quella legata alla gestione del cavallo da terra o in sella, poi ci sono tutte le altre prescrizioni di carattere preventivo di cui abbiamo ampiamente documentato e tutti i nostri circoli, tutti i nostri associati e quindi anche ovviamente i tecnici. Presidente, mi aiuta a far capire che l'equitazione non è, al contrario di quello che pensano molti, uno sport d'élite. Voglio dire, una famiglia non spende molto di più scegliendo di far fare al proprio figlio l'equitazione piuttosto che il calcio. Guardi, lei tocca un argomento che mi sta proprio a cuore. Ieri c'è stata una conferenza stampa per un progetto che personalmente ho ideato e con il Comitato Regionale Veneto abbiamo presentato ieri, e che è rivolto proprio a evidenziare quello che lei sta dicendo. Cioè, è fondamentale, e prego veramente di credere a questo che vi sto dicendo, l'equitazione o sport equestri
vengono come posso dire, interpretate come attività di nicchia, come attività solo per i benestanti. Io voglio precisare che questo è vero solo nel caso in cui si intraprenda un'attività agonistica in senso stretto, in senso verticale. Allora ovviamente i costi aumentano e non c'è dubbio, ma se vogliamo vedere il cavallo in sé, il cavallo ha una miriade di potenzialità ed è accessibile a tutti, tanto è vero che il cavallo si presta molto molto bene a quello che è il turismo lento, cioè l'attività di equitazione di campagna, di equiturismo, le passeggiate, ma anche, credetemi, la semplice attività all'interno di un maneggio. Io vado al maneggio per prendermi cura del cavallo, vado al maneggio per stare in compagnia del cavallo, posso andare al maneggio per farmi una bella lezione, a prescindere da quella che è l'attività agonistica. E quindi proprio in ragione di queste molte funzionalità, veramente è alla portata di tutti. I costi per avvicinarsi a questo mondo e godere della presenza del cavallo, ma anche per tutta la vita, in forma amatoriale, dilettantistica, ludico-ricreativa, è veramente alla portata di tutti. E quindi io vi ringrazio perché vorrei far passare questo messaggio. È ora di sfatare questa opinione diffusa che non corrisponde al vero. Il cavallo è veramente alla portata di tutti e quindi chi non dovesse credere può avvicinarsi a qualche circolo, magari chi è in zona, possibilmente un circolo Pise, perché lì posso garantire il rispetto delle tutte le norme di sicurezza, delle regole e anche una certa qualità delle strutture, dei servizi che vengono offerti. E, però provate per credere. Presidente, un'ultima cosa, le informazioni per i centri estivi, per tutte le attività sono sul sito, immagino, corretto? Sì, sì, sul sito di Fise Veneto, sì, www.fiseveneto.com, oppure si può scrivere all'indirizzo di posta elettronica info@fiseveneto.com e noi daremo tempestivamente tutte le risposte. Grazie Presidente, buon lavoro. A lei, gentilissimo, e grazie per l'opportunità di diffondere una nuova concezione del cavallo. Ci mancherebbe, grazie. A presto, arrivederci, grazie infinite. Grazie. Torniamo negli ultimi minuti che ci sono rimasti a parlare di queste elezioni regionali. Conte, dato per certo, fermo restando che poi la politica è sempre una sorpresa, ma sarebbe davvero una grande sorpresa che il governatore del Veneto Zaia veleggia verso il suo terzo mandato, è convinto anche lei, come sono convinti molti, che in realtà lavorerà in regione per un altro paio d'anni e poi la meta è Roma? Sicuramente la visibilità a livello nazionale che ha avuto in questi mesi e soprattutto i risultati magari anche fortunati, ma che hanno dimostrato comunque che se c'è un'organizzazione, ad esempio nell'ambito anche dell'emergenza, si può gestire in una certa maniera, ha sicuramente dato una valenza nazionale alla figura di Zaia. E quindi la prospettiva è che effettivamente nell'ambito di quelle che saranno i futuri appuntamenti anche nazionali, magari gli verrà chiesto di prendere anche dei ruoli di un certo tipo. Salvini permettendo? Beh, Salvini permettendo, nel senso che comunque Salvini deve rendersi conto che forse servono anche figure, tra virgolette, più rassegneranti sotto l'aspetto anche dell'approccio comunicativo e dei rapporti con le altre forze politiche che molto spesso Salvini non è riuscito a costruire, e quindi anche su questo c'è sicuramente all'interno del centrodestra un riconoscimento della figura di Zaia che può sicuramente essere, per quanto riguarda anche il prossimo futuro a livello nazionale, un'opportunità per il centrodestra. Arrivo anche da Zanoni, prima però prendo una telefonata da casa che è l'ultima di questa puntata. Pronto? Sì, buongiorno Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia, prego. Buongiorno, anche ai suoi ospiti. Niente, volevo chiedere al signor Zanoni cosa è, intanto il parco del Sile è regionale, è vero? Certo. Ecco, allora in questi giorni è un'indecenza a vedere il Sile in che condizioni è. Hanno tagliato le erbe. Sono raggruppate nei varie rive perché ci sono alberi e come arrivano giù da Treviso verso Silea, sulle sponde si fermano perché gli alberi le fermano. Poi hanno fatto una gru ancora nel 2001 mi sembra, anche prima.
una gru per raccogliere queste erbe. È stata fatta, mai funzionato. 650 milioni. Allora, cosa dobbiamo fare per vedere queste opere non usate? E di conseguenza, quando arriva le erbe alla centrale idroelettrica di Silea, le raccolgono, le buttano al di là e vanno a valle. Allora, non diciamo parco del Sile, è un porco del Sile, perché non è giusto mantenere un parco così. Grazie. Prima di fare il parco bisogna anche sapere di manutentarlo. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie Nadia, buona giornata. Zanoni, volevo chiedere anche a lei quello che ho chiesto a Conte. Crede che in realtà queste elezioni regionali dureranno, questo mandato regionale durerà un paio d'anni e poi torneremo di nuovo a votare? Ma io dico che certe convinzioni che ci sono in un determinato momento possono proprio sciogliersi come neve al sole nel giro anche di pochi mesi, perché abbiamo visto in Veneto abbiamo avuto delle figure autorevoli che sembravano eterne, venivano chiamati i dogi, no? Mi riferisco al precedente governatore Galan, e poi abbiamo visto che tutto un tratto è sparito e abbiamo avuto notizia addirittura del trafugare i cessi di una casa per fare qualche euro. Quindi non è detto che tutti sono eterni, le cose possono cambiare. Quindi io credo che fare previsioni del genere oggi veramente è impensabile capire quello che potrà capitare, perché le cose cambiano in maniera molto repentina. Oggi abbiamo visto che nel giro di 3 anni il Veneto è stato oggetto di fenomeni epocali per quanto riguarda i fenomeni relativi ai cambiamenti climatici. Ricordo il tornado di 5 anni fa, la siccità del 2017, l'H40 dell'anno scorso, Vaia di 2 anni fa. Cioè, come stanno cambiando, diciamo, le questioni ambientali e climatiche, la stessa cosa può capitare alla politica, perché se la politica non sa dare risposte, e questo è quello che noi abbiamo sempre sollevato in questi anni, noi abbiamo provato un bilancio dove non c'era il capitolo sui cambiamenti climatici. Io credo che, visto anche il movimento dei Friday for Future, questi studenti che si stanno interessando al loro ambiente, l'enciclica di Papa Francesco, mai prima d'ora un Papa ha fatto una enciclica sulle questioni ambientali, ci dicono che la società e i problemi della società stanno cambiando in maniera così veloce che fare previsioni del genere adesso veramente è difficile. Ha poco senso. È difficile. Volevo solo aggiungere una cosa. Velocissimo, perché sto finendo il tempo. Noi abbiamo proposto come gruppo consigliare una legge che prevede, tra varie cose, i cavalli come animali di affezione, proprio perché sono un animale che è sempre più a contatto dei cittadini, e quindi faccio i complimenti alla signora per questa attività molto importante, soprattutto per i più giovani. Siamo alla fine, ringrazio i miei ospiti, Maurizio Conte e Andrea Zanoni. Grazie, arrivederci. Prima di salutarvi vi ricordo la serata su Telechiara, alle 20 l'appuntamento con i grandi veneti, e in prima serata invece stasera c'è il film del dottor Guido Tersilli, bellissima commedia con protagonista Alberto Sordi. Noi ci vediamo lunedì, grazie e arrivederci.